Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili radioascoltatori, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con l'emittente RST Radio Science TV online di Treviso, sono le 19.02, benvenuti al nostro approfondimento culturale, giornalistico di Pianeta Oggi, eventi nel mondo, rinnovato qui da Radio Science dopo l'esperienza sul terrestre a Fontana Fredda. Benissimo, noi cerchiamo sempre di migliorarci ovviamente e fare anche una certa selezione, l'erba gramigna la buttiamo via, teniamo invece quella che conta, più che l'erba e magari non so qualche ortaggio, ecco, che è meglio sicuramente, che ci dà il frutto. Pensate, la nostra madre terra, no, che ci dà, adesso salto da un discorso all'altro, che ci dà i frutti senza chiederci in cambio niente, gratis. Noi invece per i soldi stiamo distruggendo un intero pianeta. Sono cose che hanno dell'incredibile, ma dell'incredibile a dir poco. Allora andiamo subito con le notizie, le top news, che non è che siano delle migliori come sempre. Apriamo con la cronaca. Sono stati condannati a 18 anni i due ragazzi imputati per l'omicidio premeditato dei genitori di uno dei due a Ponte Langorino nel Ferrarese nel gennaio dello scorso anno. Le vittime uccise in camera da letto a colpi di accetta erano Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni. Ad ucciderli furono il figlio, all'epoca sedicenne, e un amico di un anno più grande. La sentenza è stata emessa dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bologna. La procura aveva chiesto condanne a 20 anni. L'ite a scuola, erano appena entrati quando uno screzio si è trasformato in un'aggressione. Ad avere la peggio è stato un 17enne originario del Marocco, ma residente in provincia di Teramo, colpito al volto con un coltellino a serramanico da un 18enne giuliese. L'episodio si è consumato nel corridoio dell'ITIS di Giulianova, poco dopo l'ingresso a scuola degli studenti. Secondo le immagini registrate, uno sgambetto del 17enne ha provocato la reazione del 18enne. Il ferito ricoverato a Teramo e potrebbe essere operato. L'aggressione è in caserma. L'aggressore è in caserma, denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma proibita. Non è finita. Pistoia, 5 ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono stati identificati come i presunti responsabili di un'aggressione ai danni di un anziano a Pistoia. Il fatto, avvenuto venerdì scorso, era stato filmato e diffuso sui web dagli stessi minorenni. Il video, rimosso dalla rete, mostra il gruppo di adolescenti che, avvistato l'anziano malfermo sulle gambe, si dirige, quindi questo gruppo, verso l'anziano e tra risate, schiamazzi, eccetera, questo gruppo prepara l'aggressione. Uno di loro gli va incontro e gli strappa il bastone facendolo cadere a terra. E su queste notizie c'è veramente, a mio avviso, da riflettere. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Sì, arriva Burian, un'ondata di gelo da nord-nord-est della Siberia, praticamente si prevedono temperature molto basse, addirittura con picchi di meno 10. Diamo uno sguardo alla nostra testata da Venezia, pianetaoggitv.net, da dove vi parlo. Dunque, in taglio primo abbiamo uno speciale elezioni con Giulietto Chiesa e Antonio Ingroia, a seguire processo Rostagno, condanna per il mandante Virga, assolto Mazzara. Poi abbiamo Ecomondo 2000, l'edizione di Pianeta Oggi Reporter, in versione radiofonica, in onda anche sulla rete FM Stereo in nord-est e centro Italia. Noi l'abbiamo inserita qui sulla nostra homepage a taglio medio. Poi ancora altri articoli interessanti, sempre tratti dalla testata Antimafia 2000, ad esempio Il paese della cuccagna di Lorenzo Baldo. Attaccare i 5 Stelle per nascondere al popolo italiano le nefandezze degli altri partiti. Poi ancora, a chi sono utili e inutili le guerre, scusate, a chi sono utili le inutili guerre,
di Manlio Dinucci, a seguire un comunicato poi importante per quanto riguarda gli animalisti, che come sapete noi abbiamo una collaborazione molto costante con queste persone che lavorano per la tutela degli animali, quindi per la tutela del pianeta, insomma per la tutela della vita, quindi sono benvenute nelle nostre linee editoriali, sia di Pianeta Oggi TV che anche di RST Radio Science TV. Poi ancora c'è una trasmissione, diciamo così, sperimentale in diretta da Radio Science TV, o meglio da TV Science, dove potete vedere i programmi televisivi di Science, un po' come se guardate una TV terrestre, un programma dietro l'altro. E così via, fino ad arrivare alla fine, dove, saltando un po', dove c'è un articolo interessante, l'uranio impoverito può essere causa di tumore, tratto da Antimafia 2000, e qui potete poi leggere, andare a vedere che c'è anche un video, eccetera, eccetera. Allora, alle 19:08 io direi di dare subito la linea a Alviano Appi dell'Associazione Culturale di Sicomoro, che è collegato via Skype da Pordenone. So che ha un ospite molto importante, dunque a te la parola, Alviano. Noi ci sentiamo al termine, salvo interventi urgenti. Prego. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, Massimo, tu hai fatto una specie di quadro di quello che è il mondo di oggi, di come lo sperimentiamo, così con i cinque sensi e con il nostro intelletto. In realtà questa sera cercheremo di parlare di un mondo un po' parallelo, che però sarebbe alla portata dell'essere umano, un mondo che è stato in qualche modo svelato, rivelato nella storia dai grandi santi, dai grandi saggi di tutti i tempi. A partire da Buddha, ma il Cristo, Confucio, Rumi e via dicendo, grandi santi come Sant'Antonio da noi o San Francesco o Padre Pio, persone che erano in grado di fare miracoli, come potrebbero fare miracoli tutte queste persone o tutti noi nella vita quotidiana se provassimo a conoscere un pochino più approfonditamente noi stessi, come i grandi insegnamenti nel tempo ci hanno sempre suggerito. Allora, io con me questa sera ho in collegamento la dottoressa Margherita Guida. Intanto, Margherita, grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. E dico due cose per chi ci ascolta: tu sei laureata in pedagogia, hai fatto l'insegnante e poi hai comunque lasciato l'insegnamento, sei diventata naturopata, master Reiki, consulente olistico. Questa sera noi ti abbiamo qui per trattare un tema particolare. Che è quello legato fondamentalmente, dopo magari tu lo amplierai a modo tuo, alle frequenze numeriche di Gregori Grabovoi. Allora, questo sembra un tema molto scientifico, ma noi cercheremo di farlo diventare il più appetibile possibile. Innanzitutto voglio ricordare una roba, magari la ricorderemo anche a fine trasmissione, che tu hai in corso, hai in programmazione un seminario dal titolo La strutturazione della felicità. E questo seminario lo terrai a Trieste domenica 11 marzo. L'indirizzo è Piazzale De Gasperi numero 3/5 dalle 9:30 alle 19:00. E il sabato sera allo stesso indirizzo tu avrai anche una presentazione di quello che sarà il tuo seminario del giorno dopo, appunto dalle 9:30 alle 19:00.
E lo stesso seminario lo farai poi in seguito a San Giorgio di Nogaro, ma daremo ulteriori informazioni alla fine della trasmissione. Allora, Margherita, Grigori Grabovoi, chi è quest'uomo? Come mai ha catturato innanzitutto la tua attenzione e il tuo interesse? Allora, io ho cominciato, come tante altre persone, a essere attratta dalla sequenza di Grigori Grabovoi, che pare che agiscono sul campo informativo della realtà e che possano quindi cambiare la nostra vita, ottenere nel bene migliore possibile, in linea con la norma di Dio, diciamo, quindi solo in senso positivo, dei miglioramenti nella nostra vita. Anche scusami, per norma di Dio possiamo intendere più facilmente quello che il creatore ha, determina, usa per mantenere l'equilibrio e l'armonia nell'universo, quelle leggi fondamentali che servono in questo senso, intendi norma o ha un altro significato? Sì, proprio così. Grabovoi ha posto l'accento sul fatto che Dio non è che vuole la sofferenza, la malattia e nemmeno la morte. Originariamente Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza e quindi con delle possibilità incredibili ed infinite. Perché oggi noi ci troviamo così? Perché siamo succubi della coscienza collettiva, della media della coscienza collettiva che determina la realtà. Facciamo un esempio. Sì. Nel Medioevo le persone morivano spesso sui 40-50 anni, erano già vecchie. Certo, non c'erano le medicine che ci sono oggi, però principalmente adesso, per esempio, le persone muoiono intorno agli 80-90 anni. E questo è dovuto anche alla coscienza collettiva. Cioè, se tutti crediamo che dobbiamo morire verso quell'età, moriamo verso quell'età. Perché i nostri pensieri non è che siano a livello collettivo inefficaci, determinano la realtà. Quindi ho scoperto tutto un nuovo mondo dove la realtà è determinata da noi, da ciò che pensiamo, da ciò che sentiamo, da come agiamo. E quindi, sì. Tu hai presentato... Scusa, Alviano, sì. No, scusa se mi intrometto perché stava facendo un discorso interessante, la lasci finire un attimo perché vorrei anch'io capire un attimo la conclusione, perché mi sembrava un concetto interessante anche per gli ascoltatori, se, altrimenti si rischia di fare un minestrone. Allora, noi siamo sempre in sintonia con la capacità creativa che tutti abbiamo da sempre e che non usiamo per un autocondizionamento. Però se vogliamo un mondo migliore, questo non parte da una visione egocentrica. La nostra consapevolezza, la capacità di guidare i nostri eventi futuri, la nostra salute e il nostro benessere va sempre collegata ed allargata alla salvezza globale e sviluppo armonico di tutti. E Grabovoi comprende in questo anche la prevenzione delle catastrofi. Poi diremo meglio sulle qualità, diciamo, di Grabovoi, ma che potremmo avere anche noi. Certo, grazie. Tu sei partita presentando
un aspetto molto spirituale. E possiamo dire, intanto, per far capire chi è questo quest'uomo che dà questa visione d'insieme così positiva e allo stesso tempo di grandissime possibilità dell'uomo. Possiamo anche ricordare che lo stesso Gesù diceva: voi farete cose più grandi di me. Evidentemente l'umanità ha proprio la possibilità di accedere ad un serbatoio interno molto diverso da quello al quale stiamo attingendo in questo momento. Chi è Grigori Grabovoi? Grigori Grabovoi è nato in Kazakistan il 14 novembre del 1963 Lui è nato chiaroveggente, però per dimostrare che tutti noi possiamo essere come lui ha studiato e è diventato, con un dottorato, fisico quantistico, matematico, e ha fatto ricerche e ha avuto riconoscimenti anche dall'ONU e dall'UNESCO, da accademie internazionali e russe. Ha documentato l'efficacia dei suoi metodi, perché lui è concreto anche, non sono teorie, con risultati che una volta avremmo definito miracolosi. Ora, per esempio, ha guarito persone dal cancro. Lui era addetto anche alla base aerospaziale russa e con le sue doti riusciva a prevenire dei guasti, lui restando a terra mentre le altre persone erano nell'atmosfera, riusciva a prevenire, a dire dove c'era il guasto e a farlo riparare. Questo l'ha fatto molte volte e aveva una posizione anche importante in questo settore. E un'altra cosa che veramente ha del miracoloso, strana, che lui ha fatto, però ripeto, lui vedeva queste cose fin da bambino, aveva proprio come se avesse avuto la chiave della visione dell'universo. In Bulgaria stavano costruendo una centrale nucleare e questo è riportato anche da un giornale russo, e lui a un certo punto ha visto che ci sarebbe stato un crollo pericolosissimo per tutta la Terra. Avrebbe portato nel senso che questa centrale nucleare poteva scoppiare, c'era... poteva implodere. Sì. Lui aveva fatto una diagnosi, sempre con la chiaroveggenza, e aveva visto che poteva implodere, e dato che mancavano 2 anni all'evento previsto, lui avvisò chi doveva fare i lavori, e la valutazione degli ingegneri confermò questa previsione. Quindi sarebbe stata un'esplosione che avrebbe provocato un vuoto nello spazio, risucchiando l'atmosfera terrestre, perché sotto la centrale c'era un grande vuoto. Quindi ha salvato la Terra, in poche parole, da diventare una nuvola di polvere. Beh, sappiamo che l'energia nucleare è sommamente pericolose, la stiamo trattando con grande leggerezza. Bene, è importante sapere, per chi ci ascolta, che quindi noi stiamo ascoltando le intuizioni, le ricerche di un fisico quantistico, di un matematico, di un accademico delle scienze di Russia, che ha avuto riconoscimenti, come dicevi tu, appunto dall'ONU, dall'UNESCO, per fare dei paragoni. Tu hai detto che lui è nato con queste doti. Sappiamo che possono esserci persone che presentano caratteristiche fenomenali fin dalla nascita. Possiamo pensare a Mozart, che già a 5 anni era in grado di dare dei concerti.
Allora, che cosa scopre Grabovoi? Più che scoprire, Grabovoi ha sempre saputo che tutti noi possiamo fare le stesse cose che fa lui. Ed egli vuole portare l'umanità a quello che è il suo vero destino, in sintonia con la creazione e con l'universo, con le norme veramente divine. E quindi egli ha previsto che negli anni 2017, dal 2017 al 2019, l'umanità passerà la vita consapevole nelle successive dimensioni, con tutto quello che comporta questo fatto. Una delle conseguenze è, tenetevi bene se avete una sedia, l'immortalità, perché l'invecchiamento, il deperimento della materia sono fenomeni solo della terza dimensione. E nel far questo, nel dire questo, egli ricorda anche le parole della lettera ai Corinzi 15, adesso non so leggere bene, due punti, 51-54, dove viene detto: ecco, io vi annunzio un mistero. Non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata ingoiata per la vittoria. C'è da aggiungere. Questa è una lettera dei Corinzi, dicevi? Sì, questa di una lettera Paolo ai Corinzi, sì. Questa è una previsione antica e pare che questi siano i momenti per un salto quantico dell'umanità, in cui noi potremo cambiare tutti quanti, e quindi non si tratterà solo di poche persone fortunate o diverse fin dalla nascita, eccezionali, ma tutti andremo, diciamo, in noi stessi e migliorando anche in poche persone, cominciando da pochi, migliorerà tutta l'umanità. Senti, tu dicevi che lui praticamente riusciva a dare delle dimostrazioni o degli insegnamenti, quindi scendendo nel concreto, come... Grabovoi ha risuscitato delle persone, c'è anche un libro su di lui, mi pare adesso non presente, La vita eterna e la nostra realtà, qualcosa di simile, casomai ve lo dirò dopo. E consiglio di leggerlo soltanto dopo che si sono letti altri libri, perché dobbiamo essere pronti a capire, anche proprio per capire anche a livello mentale determinate cose. E poi appunto, come abbiamo detto, ha fatto diverse guarigioni, lui e anche i suoi allievi, come per, ad esempio Petrov, riescono a riformare degli organi asportati chirurgicamente, un utero per esempio. E come avviene questo processo? Questo processo avviene espandendo la propria coscienza con un lavoro di trasformazione e connettendosi con il campo informativo della realtà. Il campo informativo è qualcosa che regge l'universo, praticamente a base dell'universo. Facciamo un esempio: per costruire una casa l'architetto deve fare un disegno. Da quel disegno lui può costruire 10 case uguali
e quel disegno rimane. Immaginiamo un ologramma nell'universo che è il campo informativo di ogni, del nostro corpo e di ogni parte del nostro corpo. Collegandosi a questo campo informativo, le sequenze per esempio sono un modo, ma non è l'unico, e si possono riformare, e noi abbiamo questa capacità di autoguarirci, anche degli organi ormai asportati, per esempio, o malati nel nostro corpo. E questo presuppone anche una fede, perché se non credi di fare qualche cosa non riuscirai mai a farlo. Questo mi fa venire in mente un'invenzione in qualche modo anche del professor Pierluigi Ighina, che aveva scoperto l'atomo magnetico. Questo lo dico perché certe cose che tu hai detto adesso possono sembrare assoluta fantascienza per molte persone, però io voglio dare qualche elemento che invece va nella direzione delle cose che tu dici. Il professor Ighina, scopritore dell'atomo magnetico, aveva scoperto anche uno strumento che era in grado di rilevare il grado di frequenza di un organo. E un organo sano oppure un organo malato. Ed è stato in grado, utilizzando un'apparecchiatura che mandava dei raggi, utilizzava questa, un'apparecchiatura particolare che utilizzava un raggio che era in grado di stabilire la frequenza della salute in un organo malato, veniva data la frequenza della salute. E, per esempio, la zampa di un coniglio che era andata in cancrena è stata perfettamente ristabilita in pochissimi minuti con questo sistema. Quindi un poco la natura prevede, da come dici tu, c'è già un disegno dell'armonia, un disegno della salute, un disegno del benessere, un disegno dell'abbondanza, un disegno, e quindi richiamandosi a quel quadro, a quel quadro fondamentale, noi possiamo riportare la salute, l'abbondanza, l'armonia nella nostra esistenza. E questo in sostanza. Sì, e possiamo fare ancora di più. Perché l'anima è realizzata dal creatore, ma è in conformità all'eternità del mondo, un elemento eterno del mondo. E lo spirito è l'azione dell'anima, e la nostra coscienza è quella invece, quella struttura che permette all'anima di agire attraverso il corpo in questa realtà. Quindi l'espressione più esteriore dell'anima è il corpo. Si può dire che l'anima forma il corpo. E l'anima è anche la struttura organizzatrice del mondo. È un prodotto del creatore, la luce del creatore. Siamo tutti frequenza, siamo tutti luce. E la coscienza è una struttura che permette all'anima di pilotare il corpo. Quindi l'anima interagisce con la realtà attraverso la coscienza. Per questo dobbiamo amplificare la nostra coscienza, migliorarla e metterla in sintonia con la norma del creatore. E senti, tu parli di pilotaggio della realtà. Esattamente che cosa intendi in questo seminario come pilotaggio della realtà? Allora, imparare concretamente, mettendosi in uno stato tranquillo, solamente di concentrazione, di fiducia e diciamo anche di amore,
noi possiamo cambiare la nostra vita. Naturalmente l'insegnamento di Grabovoi non è quello di farlo una volta e poi basta, non è che dici una sequenza e dopo hai cambiato tutta la tua vita. È un percorso costante in questo. Per esempio si può cambiare i condizionamenti che abbiamo avuto nel passato, si può migliorare, mettiamo, gli stati d'ansia, si può influire sui propri avvenimenti del futuro, si può addirittura pilotare il futuro, visualizzarlo e pilotare, mettendosi in connessione con delle forze che sono in tutto l'universo e sono anche dentro di noi. Puoi farci un esempio per caso, o chiedo una cosa troppo particolare in questo momento, così di pilotaggio, come avverrebbe una cosa del genere? Vi faccio un esempio che a me piace, per esempio. Volevo fare un esempio sulle condizioni, sui condizionamenti limitanti, che è una specie di pulizia del passato, però ho scelto invece quest'altro esercizio per sviluppare empatia con il prossimo, perché ne abbiamo tutti bisogno. Sì. Allora, io percepisco consapevolmente l'eternità. 2, 8, 4, 7, 1, 2. Questa è la sequenza che riguarda l'eternità. Salvezza globale e sviluppo armonico. 1, 7, 8, 4, 1, 2, 1. Davanti a me vedo il flusso luminoso del Creatore, come un flusso di luce che dal basso va verso l'alto. E davanti al flusso una sfera di luce bianco-argento, all'interno della quale scrivo mentalmente. Bisogna dire che Grabovoi considera la sfera una delle forme geometriche più ricorrenti nell'universo e più potenti. Allora scrivo mentalmente: salvezza globale e sviluppo armonico. Poi, sempre dentro la sfera, immagino il pianeta Terra e vedo tutti gli uomini che vi vivono. Li vedo camminare per le strade delle città. Tutti si salutano, si scambiano un sorriso. In queste strade vedo anche me. Cammino felice e tutti sanno chi sono. Io so chi sono loro, anche se non ci conosciamo. Sento le loro vite come sento la mia. Percepisco il loro sviluppo come percepisco il mio. E su questa immagine inserisco la sequenza 8, 1, 6, 4, 9, 8, 9, 1, 7, 3, 1, 4. Per sviluppare empatia nella norma del Creatore. E poi 1, 8, 4, 7, 8, 1, 0, 8, 7, 1, 8, 1, per normalizzare la percezione della relazione con gli altri. Illumino questa sfera con tanta luce, fino a riempirla di luce. Continuo a illuminarla dal mio terzo occhio e poi pronuncio: la norma del Creatore si è posata su ogni parametro della realtà. Grazie. Ecco, è finito? È finito. Sì. Allora, io provavo a guardare l'orologio, questo è stato un lavoro di circa 3-4 minuti, quindi sarebbe
una cosa assolutamente fattibile. È un lavoro di profonda immaginazione, da quello che capisco io, e il significato dei numeri che sono all'interno di questi lavori di immaginazione, di percezione interiore, qual è? I numeri corrispondono a un campo informativo della realtà. Anche la malattia è un campo informativo, anche se non è nella norma divina. E quindi posso usare i numeri, posso usare delle forme geometriche e Grabovoi usa anche le parole. Delle ricerche recenti hanno evidenziato che la parola non è qualcosa buttata lì, la parola può anche influenzare il DNA. Sappiamo anche che le parole possono influenzare l'acqua, per esempio, è una forma di frequenza di vibrazione. Tutto è luce, tutto è vibrazione e si possono avere appunto dei cambiamenti usando queste tecniche a nostro vantaggio. Certo, sono d'accordo con te dicendo che il DNA può essere influenzato dalla parola. Se pensiamo che la cellula è ricca di acqua, che l'acqua può essere influenzata dalle parole, come ha dimostrato Masaru Emoto in moltissime delle sue foto di cristalli d'acqua, che cambiavano la loro struttura a seconda delle parole armoniche o disarmoniche che venivano dalle. Questo presenta un quadro, diciamo che è un'entrata della fisica, di questa nuova scienza, la fisica quantistica, sul piano della conoscenza umana, che veramente può innescare dei grandissimi cambiamenti. Sì. Senti Margherita, adesso noi stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione. Io vorrei ricordare di nuovo i tuoi due appuntamenti, quindi il seminario che terrai a Trieste domenica 11 dal titolo La strutturazione della felicità in piazzale De Gasperi 3/5 Trieste, e l'altro che terrai invece il 25 di marzo a San Giorgio di Nogaro in via Annia presso il circolo culturale Noyar. Non so se tu volevi dare un'ultima informazione, un ultimo saluto ai nostri ascoltatori. Sì, volevo informare che chi fosse interessato a questo percorso può contattarmi, o ai seminari prima, può contattarmi con l'email a naturspirito, natur come natura, naturspirito@gmail.com, e anche iscriversi al Facebook. Ci sono diversi siti, fra cui Pilotaggio della Realtà o Insegnamenti di Grigori Grabovoi. Allora, noi ti ringraziamo di averci concesso il tuo tempo e la tua conoscenza, e ti auguriamo una buona serata, un buon proseguimento. Grazie tante. Grazie anche a voi per aver ascoltato. Adesso restituisco la linea a Massimo Bonella, ricordando, mentre stavamo parlando prima di guarigione, Massimo, dico un'ultima cosa, stavo pensando alle lucertole che si fanno ricrescere la coda, la natura ha previsto questa capacità, e questa cosa ci è diventata quasi normale nella mente, sì, la lucertola fa ricrescere la coda facile e noi non riusciamo a far ricrescere un dito però. E dopo ho pensato che addirittura la natura nelle salamandre, se non vado errato, una salamandra è in grado invece di far ricrescere una zampa.
allora dovremmo considerare le possibilità insite nella natura di cui noi siamo fatti, una potenzialità infinita, senza limiti. Vorrei lasciare i nostri ascoltatori con questa suggestione. Un buonasera a tutti, a te Massimo. Benissimo, grazie ad Aviano Appi, riprendiamo qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Dunque io vi do un aggiornamento delle notizie alle 19.42, ricordo che questa è Radio Science TV di Treviso, l'emittente online, di turno alla regia c'è questa sera Modena con Ugo Moreno, che lo saluto, mi ero dimenticato in apertura di salutare la regia. Ecco, vi lascio con aggiornamento delle notizie, rifiuti Campania. Dunque Biagio Iacolare, presidente della SMA Campania, società in house della regione per la tutela dell'ambiente, coinvolto nell'inchiesta della procura di Napoli su promesse di tangenti documentate da fanpage.it, si dimetterà dall'incarico, lo rende noto il suo avvocato. Bene, prima di chiudere vi ricordo, tra una manciata di minuti, intorno alle ore 20, intorno alle 19.55, 20.05, ci sarà in onda il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter sull'emittente Teleidea di Chianciano. Praticamente coloro che ci stanno ascoltando da tutta la Toscana, dico tutta, proprio da sotto la Versilia fino al lago Trasimeno, praticamente sconfinando anche in Umbria, può vederci dunque alle ore 20 con Pianeta Oggi Report dalle frequenze regionali ed interregionali di Teleidea, vale a dire il 190. Bene, 19.44 è veramente tutto, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con l'approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo, sempre qui a partire dalle 19. Grazie e buon proseguimento. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.